Buongiorno, buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo vlog. Ragazze e ragazzi, oggi è un giorno fantastico. Io ho messo la mia camicetta con i gattini, guardate com'è bella, adorabile. Adesso vi faccio vedere il mio outfit meglio nello specchio. Poi vi dico cosa succederà oggi. Guardate qua, lo specchio praticamente se n'è caduto, raga, perché praticamente si è rotto. Mentre lo stavamo pulendo si è rotto e quindi l'ho torto per evitare che se ne cadesse. Quindi non so come far vedere il mio outfit così. Comunque ho le mie calze a pois che sono troppo troppo belle. Questa gonnellina troppo troppo carina. Questa camicia con i gattini anche troppo troppo carina. E poi ho messo dei semplici stivaletti bassi per stare comoda. E questo è il mio outfit. Spero che vi piaccia, fatemi sapere nei commenti. Comunque raga, oggi è una giornata fantastica perché in pratica questa è una settimana veramente veramente bella per noi, perché innanzitutto c'è il compleanno di Dario e faremo cose pazzesche, vi farò il vlog, vedrete tutto. E poi verrà mia sorella qua a Napoli, quindi la potrete trovare anche a Caritas Shop, e festeggeremo l'apertura del nostro shop online finalmente, quindi non vediamo l'ora ed è veramente bello. E poi adesso andremo al centro commerciale perché io dovrò comprarmi il mio iPhone nuovo, perché praticamente mi sono decisa, credetemi, io sono talmente affezionata al mio cellulare che veramente non vorrei cambiarlo mai perché mi affeziono, però praticamente è in tilt, cioè tutte le app mi partono tardissimo, la memoria è super piena, ho provato anche a cancellare le cose ma sta proprio tutto inceppato, e quindi è arrivato il momento di sostituirlo. Il mio ovviamente non lo butterò ma lo regalerò, perché comunque è ancora buono per magari chi comunque non deve utilizzarlo come me, che comunque lo uso tanto per lavoro, comunque uso tanto Instagram, sto sempre a navigare, quindi non lo uso solo per telefonare, quindi poi faccio tante milioni di foto eccetera. Quindi vabbè, questo è quanto e adesso andiamo, evviva, sono troppo troppo contenta di spendere più di 1000 euro. Mio Dio, non so neanche quanto costi l'iPhone nuovo, ma lo scoprirò fra poco. Ciao. Ho dimenticato di farvi vedere il mio zainetto, che regalo che mi ha fatto mia sorella, mi ha portato, e guardate com'è carino, adoro camminare così con lo zainettino che si intona un po' ai gattini, è nero e marrone come il mio outfit. Quindi vado molto baby girl. Ah, ma baby girl in a baby world, ciao. Pupi. Ragazzi, io sto vedendo su internet quanto costa l'iPhone e nel frattempo guardate i fazzolettini che compra Dario, come sono belli. Non capire il bambinone che è lui. Signore. Anche sui fazzolettini c'è. Pensavate, ma c'è anche sul fazzolettino il disegno, amore. Sei troppo un bambinone. Sono anche profumati. Non è vero. Siamo arrivati, che bello. Noi veniamo al centro commerciale alle 3, gli orari nostri, per non trovare nessuno. Evviva! Pupi! Siamo arrivati! Pupi aspetta Dario, è andato in bagno. Tata, scarpine nuove. Che belle. Dario, eccola, sta là, vedi. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Ah, ragazze, colpo grosso. Abbiamo comprato le mille. Ah, abbiamo comprato le Apple. Le mille. Sì, gli ho regalato l'iPhone, ragazzi. Sono contenta, buono. Ragazzi, abbiamo comprato l'iPhone, cioè ho comprato l'iPhone. L'ho regalato, non è, non è assolutamente vero, l'ho comprato io. Non è vero. E vabbè, lo prendiamo a casa, ve lo faccio vedere e vi dico pure quanto ho pagato. Praticamente uno stipendio così, ciao. Vero amore? Yes. Mi sento felice e triste allo stesso momento perché il mio portafogli si è alleggerito un sacco. Come amore? Every time I watch you serpentine. Vedi, girati un po'. Questo è il modello nuovo e questo è il modello vecchio. Gira ancora? Sì, cambia poco. Non lo so, amore. Ehi, aspetta. Pupi!
Piccola mamma, aspetti tu quando sei bella. Non lo so. Qualsiasi canzone mio palletto è sempre questa della gallina. Amore. Olè. Come le ragazze con il grilletto facile. Entriamo senza pagare. Di serie A ci chiede tutto locale. Un po' come io e Dario, entriamo senza pagare, però oggi abbiamo pagato. Oggi abbiamo pagato. Oggi si è toccato pagare. Scusate la gomma, ma ho troppa fame, quindi non sono mangiata la gomma, tolleratemi. Comunque, amore, ma tu hai capito che Chiara Ferragni è incinta? Cioè, non si posso credere, Chiara Ferragni è incinta. Ma la dovete trovare. Sì, è la cosa più epica, a parte che loro sono dolcissime, ma io non so se... Anche se io sono così social e sono così, diciamo, mostro tutto così. Adesso vedo questa cosa, non so se per scaramanzia, ma anche perché è una cosa mia. Non so se l'avrei detto così presto. Alla fine non si vede neanche la pancia, perché comunque è una cosa troppo bella, no? E hai paura sempre che possa succedere qualcosa. Ma insomma, gente, Chiara Ferragni è incinta di 5 mesi e non c'ho un filo di pancia. Ma dove ce l'ha quel bambino? Cioè, no, c'ha la pancia piatta. No, vabbè, solo lei ci può riuscire. Comunque, vabbè, tanti auguri, sono troppo carini, troppo dolci, tanti sono auguri. Veramente adorabili. Poi anche lui, Federico, Fedez, è troppo, troppo dolce. Secondo me sarà un padre veramente dolce e premuroso. Poi solare, mi piace troppo perché lui è sempre solare, ride sempre, quindi sono adorabili. Vabbè, come si fa a non amarli? Comunque, raga, bando alle ciance, eccolo qua, ha comprato il nuovo iPhone Plus 8 Plus. E raga, mi sono svenata, ho speso un banco di soldi, ma mi serve per lavoro, cioè questo è come un mio strumento di lavoro, perché comunque a me il cellulare più di un anno e mezzo non mi dura, sempre così. Il vecchio l'ho avuto un anno e mezzo più o meno e poi iniziano ad andare in tilt, perché comunque non basta batteria, non basta nulla, perché li uso tantissimo, ci navigo un casino, quindi vabbè. Quando arriviamo a casa ve lo faccio vedere, è stupendo. E ho preso quello ovviamente con più giga, cioè se fossero stati 1000 giga avrei preso quello. E abbiamo comprato un bel po' di cose. Io la cosa proprio bella, vi devo ringraziare, perché su Instagram voi mi aiutate tantissimo coi consigli. Ma no, troppo bello, vi ho messo le foto delle scarpe, ero indecisa su 2 paia di scarpe e voi mi avete consigliato. Anche Dario poi ha detto: ma ti chiedi pure per me il consiglio. Quindi voi mi avete intasato in direct, quindi su Instagram è più bello perché poi è in tempo reale, quindi ho seguito poi i vostri consigli su tutto, che poi guarda caso le cose che voi avevate votato sono quelle che piacevano a Dario, quindi alla fine ho dovuto comprare per forza quelle. E niente, poi abbiamo incontrato tanti di voi, vero amore? È sempre un piacere, ho fatto foto, cose con un sacco di voi, è stato bellissimo. Io ancora mi chiedo, perché alcune di voi poi fanno morire, che mi dicono: scusa, non ti voglio disturbare, salutiamo la cassina di Fruit Luger. Ah sì, è vero, vabbè, sono stati tutti gentilissimi, ragazze, veramente hanno timore quasi salutarti come se fosse un fastidio, mi dicono: scusa, non ti voglio disturbare, posso fare solo una foto? Invece noi ci mettiamo anche a chiacchierare, perché per noi è proprio un piacere. Pensate che due poveri ragazzi, una coppia, mentre Dario comprava le scarpe, loro mi hanno salutato, sono fatti la foto, e poi Dario: ti prego, dammi il consiglio vicino a lui, quale scarpa ti piace di più? E anche alla fine, a voi ragazzi, mi avete consigliato, sono stati un quarto d'ora appresso a noi a dare consigli a Dario, quindi per noi è proprio un piacere, raga. Anche quando venite in negozio da noi a Calita Shop, è venuta una signora da Pordenone proprio ieri. Si chiama la figlia, sì, Federica. Ci siamo presi il caffè, sì, se non ero, si chiama Federica. Ci siamo presi il caffè al negozio a Calita Shop. Poi abbiamo fatto un sacco di audio e video alla figlia, l'abbiamo chiamata. Lei ci ha parlato, abbiamo parlato un sacco. Addirittura abbiamo fatto la videochiamata, quella. Sì, la videochiamata. Poi l'ho fatto anche delle storie su Instagram per salutarla. E lei ha detto: madonna, siete proprio così simpatici e genuini come in video. E si è meravigliata perché aveva avuto qualche brutta, diciamo, disavventura con altri youtuber, blogger, insomma, che insomma l'avevano... era successa sta cosa che avevano un po' snobbato, nel senso non gli faceva piacere di farsi la foto, di parlare. Io mi chiedo come sia possibile, perché davvero non c'è una cosa più bella, cioè
di quando qualcuno di voi mi ferma, ci ferma e ci saluta. Non c'è una cosa più bella, perché la dimostrazione dell'affetto, cioè perché così capiamo che esistete davvero, e poi perché ci volete bene, che quindi noi ci fa piacere anche scambiare una chiacchiera, insomma. Infatti tant'è che dei follower alla fine sono diventati anche nostri amici, perché noi comunque amiamo tutti, andiamo d'accordo con tutti, e queste sono le cose belle della vita, voglio dire, perché poi al di fuori di questo cos'altro c'è? Se tu non condividi i tuoi momenti, anche un sorriso, a volte anche quando incontri qualcuno ti cambia proprio l'umore, sei proprio più contento. Adesso io ho preso un po' del vostro affetto che mi avete dato, ci siamo fatte le foto, siamo state... Quindi è bello bello, raga, quindi fermatemi sempre, che a me fa piacere. E venite a trovarci ovviamente a Carità Shop, che là comunque ci facciamo le fotine, le cose. Comunque adesso, raga, stiamo andando al sushi perché stiamo morendo di fame. Io sto parlando tantissimo, ho sete e fame, quindi chiudo qua. E dopo vi facciamo vedere le cose che abbiamo comprato, eh. Dopo dobbiamo far vedere tutto, tutto, tutto. Abbiamo fatto bellissimi acquisti. Mua! È buonissimo questo sushi. Ragazzi, guardate com'è buono questo sushi set. Tutto per i nostri follower. Facciamo vedere. Ad uno ad uno. Belli svegli. Che freddo. Amore, facciamo un tuffo a mare. Sì. Per il tuffo a mare. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Non faremo come l'altra gente, questi sogni resteranno per sempre. I migliori anni dell'anno. Da, raga, ecco il sacchetto, ecco il gioiellino. Apriamolo insieme. Unboxing. Guardate. Oh my god, è stupendo. Vabbè, c'ha già tutte le impronte perché io già l'ho usato, però l'ho messo qui dentro. In pratica io ho fatto anche l'assicurazione, che mi è costata intorno ai 160 euro se non erro, e praticamente se si rompe lo schermo per due volte entro due anni loro me lo riparano al costo di 30 euro, quindi come se fosse la pellicola. Infatti la ragazza della Apple mi ha detto: puoi anche non mettercela la pellicola. Infatti al momento non c'ho né pellicola né cover. Beh, la cover la vorrei prendere, anche perché vi devo dire che mi è già accaduto una volta e voi direte: ma come mai? Ma com'è possibile? Ebbene sì, che adesso il giorno dopo, ieri sera ce l'avevo sul comodino e mi è caduto, ho sentito il rumore, ho detto: ma che cos'è? Oh mio Dio, non ci credevo, il nuovo telefono. No, cioè è caduto dopo due ore dall'acquisto. Vabbè, però non si è fatto nulla, quindi non ho messo la pellicola. Non so, voi mi consigliate di metterla comunque? Alla fine costa 29,90 la pellicola della Apple, però alla fine io so che se si distrugge lo schermo me la riparano al costo di 29,90, quindi potrei anche non metterla. E il costo della pellicola è il costo dello schermo, insomma. E invece 99 euro per riparare tutto il telefono se ti cade a terra, anche per danni causati, cioè anche se io sto arrabbiata lo sbatto a terra, loro per 99 euro me ne danno uno nuovo, quindi cosa fantastica. E ho voluto farlo perché il vecchio, questo qua è il 7 Plus, che mi è durato tipo un anno e mezzo e poi ha iniziato a sclerare. Adesso lo faccio vedere. C'ho questa cover che serve per non farlo rompere, perché praticamente io non l'avevo fatta l'assicurazione e lo schermo si è rotto ben due volte. Spine, quando si era rotta una volta lo schermo, l'ho fatto riparare e mi è costato quasi 200 euro per ripararlo perché non avevo l'assicurazione. Poi si è rotto di nuovo e ho deciso di non ripararlo più perché me l'ho scocciato. Ho comprato sta cover che poi l'ho pagata anche parecchio, sui 60 euro, così per non aggiustarlo di nuovo, che poi alla fine si è tutto alla fine rallentato, quindi perciò lo sostituisco. Vabbè, ma non lo butto, comunque lo regalerò, perché comunque per una persona che lo utilizza in modo più di meno, insomma di me, sicuramente può andare bene. Per me no, perché mi manda al manicomio, e quindi però devo comunque fargli riparare lo schermo.
E quindi questo è quanto. Allora, nuovo iPhone, poi vabbè, ci sono le cuffiette, il caricabatterie e la cosa fondamentale di questo iPhone, ovviamente ho preso quello con i 256 giga, il massimo che c'era, e praticamente la cosa differente è il tasto home, che qua praticamente si cliccava completamente, zac, cioè premevi, invece qua la pressione deve essere minima e io sta cosa non mi riesco a abituare perché sono abituata a qua che praticamente se spingevi, zac, invece qua è più una, non so come spiegare, non è né solo un touch né schiacciare, comunque sta cosa ancora mi deve entrare in testa, per il resto è un gioiellino davvero, ed è praticamente rispetto a questo anche era Gold, il 7 Plus, però questo qua è più cipria, infatti se vedete, e dice che per il retro hanno fatto una cosa più resistente, quindi che non dovrebbe farlo distruggere rispetto al vecchio, mentre lo schermo è sempre super delicato, quindi io ho voluto fare l'assicurazione. Eccomi ragazze, video haul nel vlog perché vi ho chiesto su Instagram, dato che mi stavate bombardando, volevate giustamente sapere dove avessi messo le scarpe, quali erano i negozi, soprattutto quali erano state le mie scelte. Ho detto raga, vi faccio vedere già tutto perché sennò finché facevo il video haul passava troppo tempo, haul, e quindi so che vi piace sentire haul, quindi lo dirò per voi, video haul nel vlog. Allora, iniziamo dalle scarpe raga, alla fine ho preso queste qua, sono state le più votate in assoluto ed erano anche quelle che a Dario piacevano di più. Io ho ipotizzato anche a mia sorella Nancy, dato che facevo shopping sempre con lei, ho detto vabbè, prendo quelle che secondo me piaceranno di più. Alla fine io volevo queste scarpe così fatte con i lacci lucide, però le volevo basse. Infatti c'era il modello 1 da Cinti Cinti. Praticamente, eccola qua la busta. E in pratica ho detto vabbè, le avevo trovate il modello 1 nelle storie Instagram. Però poi, avendo visto queste qua col po' di tacco, raga, era tutto un altro mondo, erano molto più belle. Quindi ho detto no, vabbè, allora voglio queste, anche perché io le volevo principalmente per metterle sotto alle gonne, ad esempio come sto vestita oggi, che ho la gonnellina con le calze, quindi alla fine volevo metterle da qui sotto così, e quindi anche quotidiane. E vi devo dire la verità che sono molto comode. Ieri quando ero al centro commerciale, alla fine Dario ha detto dai, ma mettile direttamente, quindi le ho indossate proprio appena le ho acquistate, le ho lasciate al piede e sono molto comode, non mi hanno fatto assolutamente male, il tacco è molto molto comodo e sono completamente di pelle, le ho pagate anche, erano anche scontate, le ho pagate su tipo sugli 80 euro perché c'era lo sconto e c'hanno un po' di rialzo anche avanti e questo secondo me equilibra il tutto e sono molto molto comode, sono bellissime perché sono lucide, hanno i lacci. Le altre erano quelle con le frange, il modello 2, questo era il modello 3 il più votato, a me piacevano tantissimo quelle con le frange raga, veramente veramente tante, probabilmente se stavo da sola le avrei preso quelle, invece sotto consiglio di Dario, di voi, e alla fine ho preso queste qua che sono belle, sono semplici e belle. Quelle forse erano troppo particolari e cadevano un po' nel kitsch, insomma, però rappresentavano il mio stile, insomma, quindi ho preso queste più a signorina, molto carine ed eleganti. Sono molto molto soddisfatta, dopo ve le faccio vedere al piede. Poi, vabbè, siamo andati poi da Footlooker e ovviamente, vabbè, abbiamo preso anche i calzini. E Dario si è cambiato i calzini, ha lasciato i suoi sporchi e qua dentro si è messo i nuovi. No, vabbè, vi faccio vedere cosa ho preso da Footlooker, le scarpe. Anche per le Nike ero indecisa e ho preso, vabbè, questo è lo scatolo delle scarpe Cinti, guardate com'è bello, rosa cipria, dove dentro ci sono i miei stivaletti, vi faccio vedere, questi stivaletti che indossavo io e che mi avete chiesto, anche questi qua, cioè avevo al piede, sono uscita così con la gonnellina, questi stivaletti, l'avevo presi questi qua da Stradivarius, ma questi qua ce l'ho da un bel po', quindi non penso che li ritroviate ancora. E poi dalla Nike ho preso un altro paio di Nike per la palestra e la cosa bella è che le ho trovate super scontate in offerta, costavano intorno ai 60 euro, 59 euro se non erro, ero indecisa fra due paia bianche, una era più sul perla con dettagli dorati e un'altra era proprio tutta bianca semplice. Quale avrò preso? Tada! Viva la semplicità! Cioè, stavolta sono stata super semplice, raga. Però devo dire che questa qua piaceva tanto anche a me. Anche questa è stata più votata da voi, però mi piaceva proprio molto di più a me. Invece Dario preferiva l'altra, quella, diciamo, color non proprio bianco, ma un po' più crema, però quasi bianco, con dettagli dorati. È vero, dietro c'era una scritta Nike dorata, era più bella. Però, vi devo dire la verità, cosa non mi piaceva? Quei buchini che c'erano, non so se ci avete fatto caso, che
non lo so, mi sembrava tipo il nido d'ape, non mi piaceva. Quindi alla fine ho preso queste, sono super semplici, alla fine le devo indossare per la palestra, quindi a me è importante che siano Nike e che siano comode. E hanno un po' di rialzo dietro, sono comodissime, sono tutte bianche super semplici, quindi sono profumate. Sono contenta, poi il sotto è tutto lucido e sono molto molto contenta. Alla fine io queste qua le metterò direttamente in palestra, quindi non le userò per strada e si manterranno comunque molto pulite, quindi non mi importa insomma che sono bianche. E poi raga, a me, io quando compro una cosa non è che sto a vedere se si sporca o no, non so voi, però se mi piace, mi piace e me la prendo di quel colore, perché rende di, se mi piace più bianca, perché per me rende più di più, non me la prendo di un altro colore, quindi sono fatta così. Poi, allora, poi da Calzedonia, sono andata da Calzedonia, volevo le calze come queste qua, ta-da, queste sono a pois velate, le volevo a cuoricini, ma non c'erano, mi sa che Calzedonia quest'anno le ha fatte solo a pois, mentre a cuoricini erano dell'edizione passata dell'anno scorso, ci sono rimasta malissimo. I cuoricini pois, fatemi sapere se l'avete trovate di qualche altro marchio. E poi ho preso queste qua, che praticamente sono delle calze velate però grigie, mi piacevano tantissimo, sempre completamente velate. Mi piace mettere la parigina con la calza velata grigia che esce fuori, poi casomai farò vedere su Instagram qualche outfit. E le parigine, perché sono amante delle parigine, ma c'era proprio scelta la Calzedonia di parigine. Comunque ho preso queste qua, che erano le più carine, col fiocchetto. Cioè praticamente è una semplice parigina di molto molto sottile, semplice, che non fa i nipponi, insomma, secondo me. E c'ha il fiocchetto sopra, quindi già me l'immagino con... è tipo una collinina, anche questa che ho adesso, la calza grigia e la parigina sopra col fiocchetto al ginocchio. Top. E le calze e le scarpe nuove, no vabbè, epic. Vi farò un outfit su Instagram, voi mi raccomando seguitemi su Instagram che vi faccio tutti gli outfit, tutte le cose. Timberland, anche Dario ha fatto acquisti, ha preso le scarpe Timberland, le nuove, praticamente queste qua, le gialle, e praticamente sono bellissime. La cosa particolare è che sono il modello nuovo Comfort, le hanno chiamate così, che sotto la suola non è la classica della Timberland. La classica della Timberland, la suola è quella tipo di gomma trasparente che le rende praticamente utili se devi andare nel terreno, non so, nelle montagne, a fare queste escursioni, così poi nasce la Timberland. Però è molto più pesante, invece questa qua è, secondo me, esteticamente quella è più bella, la suola trasparente proprio Timberland a scarpone. Questa invece la rende più scarpa, è un po' più sobria e fine, ed è molto, cosa importante, lui l'ha detto, al piede è molto più leggera, confortevole, quindi anche per lavorare la puoi tenere ed è più confortevole, quella è la cosa. E costano anche un po' di meno, la Timberland, quella originale, è 2,20, questa 180 se non erro, 190 non mi ricordo, comunque. Evviva i nostri acquisti, raga, lasciateci un like se vi sono piaciuti i nostri acquisti e lasciatemi un like se vi è piaciuta questa idea del haul nel vlog. Piccolina, sta qua. Ciao a mamma, quanto sei bella. Vuoi chiudere tu questo vlog? Raga, lasciate un like per questo vlog. Io adesso vado al lavoro a Caritas Shop, perché c'è tanto da lavorare, tanto da fare per l'uscita del nostro sito. Veramente ci stiamo ammazzando e ce la stiamo mettendo tutta. Bye bye a tutti. Mio amore. Every time I watch you serpentine, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying.